Camera della Musica, una nuova puntata della trasmissione di Brescia.tv. Ben trovato Luigi Fertonani. Come ogni puntata vi faremo scoprire, se già non lo conoscete, un talento importante del nostro territorio, ma non solo. In questo caso torniamo alla chitarra con Stefano Sanzogni, un ragazzo di 25 anni, nato a Iseo, dove ha cominciato a formarsi per poi approdare in questo conservatorio con il maestro Bruno Giuffredi. E poi molte altre esperienze, classificazioni importantissime, direi i migliori piazzamenti in alcune edizioni dei concorsi di San Bartolomeo a Mare, di Lamborecchio, importanti concorsi chitarristici, poi anche una laurea in lingue e letterature straniere, altri tipi di perfezionamenti e anche alcune registrazioni di concerti importanti. Girolamo Cocchi è il primo compositore che oggi Stefano Sanzogni ci presenta, è un compositore bresciano, chitarrista e che ha scritto molte musiche nel corso della sua vita, della sua carriera. Questi sono tre studi, noterete, hanno tutti un carattere melodico, una melodia con l'accompagnamento. Noterete che nel terzo studio il giovane chitarrista scorderà una corda, dal mi grave la porterà al re, proprio per aumentare la sonorità della corda. È una pratica che viene operata spesso, tra l'altro anche nel brano successivo, che sono le variazioni, introduzione e variazioni sull'aria Mabrug di Fernando Soro. Mabrug è una canzone popolare francese. Mabrug se va alla guerra, dice il testo, che va alla guerra e che non ritornerà. Un brano famosissimo, quando ascolterete il tema direte: ah, è questo. Su questo tema popolare francese, che tutti credono in inglese invece è francese, e il nostro Fernando Sor, che è un grande compositore di variazioni, costruisce una serie di ricchissime variazioni. Thank you.
Il solista di questa puntata è Stefano Sanzogni e abbiamo ascoltato i brani di Giacomo Girolamo Cocchi e di Fernando Sor, ora qualche istante di pubblicità e poi torniamo con la fantasy dramatique di Napoleon Coste con il fandanghio di Joaquin Turina.